Le diversità culturali, etniche e religiose sono in continua crescita. Quali strumenti hanno le nuove generazioni per affrontarle? Come approcciano i giovani le discussioni sul tema? Quali sono le loro reazioni di fronte al pregiudizio e all'odio espressi sui social? Queste sono alcune delle domande poste nel progetto Dico di No, un progetto che fa dialogare diverse competenze in Fondazione Bruno Kessler, nell'anno che FBK dedica ai giovani. La ricerca su religione e innovazione e le tecnologie basate su intelligenza artificiale si mettono assieme per rispondere alle sfide dell'inclusione sociale. Sicuramente il fenomeno dei discorsi d'odio è un fenomeno molto, molto diffuso al giorno d'oggi, soprattutto tra noi giovani. Ne veniamo sempre a contatto sui social network, per strada vediamo delle persone discutere, al telegiornale se ne parla molto. E quindi penso che progetti come questo, come il progetto Dico di No, siano molto utili per noi ragazzi perché ci invitano a vedere le diversità religiose, etniche, che siano da un punto di vista diverso. Dove ogni giorno incontriamo magari la donna con il velo, incontriamo tranquillamente gente di colore, incontriamo lo straniero, siamo strapieni di pregiudizi, ma siamo anche strapieni di pregiudizi fra di noi, quindi immaginiamo anche i ragazzi e loro come affrontano queste situazioni, quindi portare questo tipo di progetti fa molto bene a loro. Tramite questo progetto abbiamo avuto la possibilità di parlare con gente esperta che ci ha permesso di affrontare l'argomento e superare determinati pregiudizi. In una prima fase abbiamo mappato sui social network la diffusione dei discorsi d'odio. I meccanismi che favoriscono la diffusione di determinati messaggi sono sicuramente legati al contenuto, poi chiaramente dipendono molto dai profili da cui partono questi messaggi. HateMeter è un progetto che è finalizzato allo sviluppo di una piattaforma per il monitoraggio dei discorsi d'odio online. Nel progetto Dico di No abbiamo sfruttato molti dei dati che sono stati raccolti attraverso questa piattaforma, fornendo un punto di partenza e di discussione per i ragazzi nelle scuole. In una seconda fase abbiamo avviato i laboratori nelle classi. I laboratori hanno previsto l'utilizzo di uno strumento informatico che ha potuto consentire di lavorare con le ragazze e i ragazzi coinvolti alla costruzione di narrazioni nell'ottica del digital storytelling. Communix è uno strumento digitale sviluppato da Fondazione Bruno Kessler che si pone come mezzo attraverso cui sviluppare narrazioni in forma di fumetto, combinando quindi sia elementi grafici che elementi testuali. Attraverso Communix, gli studenti provenienti da diverse scuole hanno collaborato per lo sviluppo di narrazioni e contronarrazioni sul tema di discriminazioni etniche e religiose. A seguire, i laboratori sono rivolti alla trasmissione di informazioni corrette sulla diversità religiosa, sugli stereotipi e i pregiudizi che possono riguardarla e all'analisi dei messaggi d'odio su base religiosa. I dati raccolti da HateMeter e le storie realizzate dai ragazzi durante i laboratori di Communix sono serviti a strutturare anche i nostri laboratori didattici, dove i ragazzi sono confrontati proprio sulle tematiche emerse sia a livello teorico, quindi sugli stereotipi, la discriminazione a sfondo religioso, etnico, e sia sulle loro storie, come loro raccontano questa discriminazione e come la vivono. I nostri laboratori didattici hanno infatti evidenziato una necessità da parte dei ragazzi di essere informati su queste tematiche relative alla diversità religiosa, etnica, soprattutto perché sono circondati dai mezzi di informazioni che diffondono a volte fake news, notizie che alcune volte incitano la discriminazione e i discorsi d'odio. Dico di No vuole offrire ai giovani spazi di riflessione, in cui possano elaborare la loro esperienza e costruire strumenti per comprendere e affrontare la pluralità, creando laboratori di allenamento al dialogo, dove esercitarsi a fare domande e esprimere il proprio pensiero, senza valicare i confini del rispetto per l'identità e la dignità dell'altro.
Rispetto alle lezioni tradizionali, il progetto ha dato l'opportunità di offrire un approccio più interattivo, nel quale i ragazzi si sono sentiti liberi di esprimere le proprie opinioni e soprattutto si è trovato il tempo per fare questo, cosa che nella pratica, nella didattica quotidiana non sempre è possibile. E forse anche l'utilizzo di Communix è un'opportunità in più attraverso la quale i ragazzi possono esprimersi con un linguaggio che sicuramente è più vicino a loro. Bisogna sempre fare i progetti, abituare i ragazzi anche a portarli fuori dalla classe, questo già fisicamente già è importante, e portarli a ragionare su tematiche che sono molto attuali. I ragazzi hanno proprio delle idee piuttosto estreme da questo punto di vista, in questa classe almeno sono poco portati al confronto, sono piuttosto rigidi nell'opinione che hanno degli altri, in particolare di chi porta proprio culture diverse, però sono anche ragazzi intelligenti con cui si può lavorare per modificare questo punto di vista. In questo senso il progetto sicuramente è stato importante. I social network in questo giocano un ruolo molto importante perché sono i primi disseminatori d'odio e i ragazzi ovviamente sono tra i fruitori ma allo stesso tempo anche i protagonisti della comunicazione online e per questo non devono diventare i nuovi divulgatori d'odio. Il progetto ha contribuito a costruire un'attitudine riflessiva e critica nei giovani coinvolti, un'attitudine che gli consenta di leggere in modo più profondo la società di cui fanno parte, di comprendere le difficoltà legate anche a un mondo plurale e di potervisi confrontare con una maggiore competenza argomentativa. Dire di no alla chiusura e all'intolleranza per dire di sì alla conoscenza, all'incontro e al dialogo. Il Dico di No è un progetto che ci è stato molto utile a capire insomma, le diversità religiose, etniche. Già aperto diciamo, la mente affrontando diversi argomenti. Utile perché ci ha aiutato a riflettere su cose che magari della vita quotidiana che però non ci pensiamo tutti i giorni. E Dico di No è stato un progetto utile perché ci ha aiutato a conoscere il diverso. Thank you.